possibile assicurare una vigilanza adeguata, no, in questo momento soltanto con il con due unità, perché uno sta a San Moreno, con i vigili di Scala Cera. Io penso che domani difficilmente il commissario possa adottare, diciamo, una forzatura, perché sarebbe tale. Tra l'altro qui viene adesso, diciamo, emerge il problema, come dicevi tu Mario, il problema vero, che è un problema un po' più ampio. Io sento, l'altra volta mi pare che si diceva anche di un limite di transito su quella strada, perché c'è una questione anche di automezzi che oltre una certa taratura adesso sei derubodenato, ma c'è una questione, io non credo. Allora, siccome quei luoghi li conosciamo un po' tutti, no? Sicuramente così come è oggi messo l'accesso, diciamo, o quello che dovrebbe essere, per meglio dire, l'accesso, non è transitabile. Quindi c'è necessità, se qualcuno volesse arrivare alla discarica con dei mezzi, no, dovrebbe per forza realizzare degli interventi, no, su questa stradella, certo. No. Allora, gli interventi, io non credo che possa andare un privato qualsiasi a realizzare dei lavori senza un permesso di autorizzazione da parte del comune di Scala Cera. Quindi io credo che domani il commissario non potrà fare proprio niente, ed è il problema, diciamo, se non principale, è il problema concreto. E cioè, sono andati ad autorizzare la realizzazione di una discarica in un sito che non è servito da alcuna infrastruttura stradale. È il vero problema. Se noi pensiamo che la discarica è una discarica di ambito regionale, ricordiamoci questo qui, è di ambito regionale, discarica per rifiuti speciali e non pericolosi, di ambito regionale, quello che abbiamo sempre detto, ma com'è possibile realizzare un impianto di portata regionale in un sito che non è per nulla servito, appunto, da strade? Evidentemente è stata una forzatura, no, e questa forzatura oggi, come si dice, viene alla luce. Io ho letto non attentamente, per la verità, questo comunicato stampa della Pirco. Ancora una volta si, come si dice, accusano, vedo soprattutto i sindaci, perché si parla di responsabilità da parte di rappresentanti istituzionali, quindi evidentemente si fa riferimento ai sindaci, i quali avrebbero messo su una campagna addirittura di odio, di insinuazioni, di diffamazione. Beh, oggettivamente io invito la Bieco a indicarmi, no, quando anche un solo sindaco tra noi abbia diffamato, abbia ingiuriato, abbia istigato in qualche maniera all'odio e alla violenza. Abbiamo semplicemente manifestato tutto il nostro dissenso rispetto ad una scelta che io definisco scellerata da parte di chi l'ha fatta. Io posso anche comprendere le dinamiche, no, che sono ricollegate all'imprenditoria privata. L'imprenditore privato è chiaro che cerca occasioni di produrre utile, diciamo, no? In senso proprio di guadagno, ma è chiaro che chi l'ha autorizzato avrebbe forse dovuto porre più attenzione, secondo me, anche a tutte le altre motivazioni che con una superficialità unica si superano così di volta in volta, no? Pur essendo questioni che rimangono in piedi. Io non vedo come possa essere rilasciata un'autorizzazione se il soggetto che la richiede, no,
non dimostra la proprietà, la titolarità, la disponibilità dei terreni che sono oggetto dell'intervento. E qui abbiamo avuto la prova che effettivamente, almeno fino ad una certa, cioè a dopo che la discarica era stata già realizzata, e ancora oggi alcune particelle non sono proprietà. I legittimi proprietari non hanno risposto. Ma ed è questo qui. Ma loro lo dicono, nella nota lo dicono pure. Anche ed è incredibile. Anche se è così che successivamente. Ma questo dicesso che, avendo letto anche superficialmente questo comunicato della Bieco, io trovo nel comunicato, diciamo, la conseguenza, o meglio gli effetti, no, di un percorso che è stato cominciato anni fa. Cioè la Bieco ha adottato una strategia evidentemente mediatica, no, che porta avanti ancora oggi, e cioè avvita i sindaci, oltre tutti coloro, le associazioni, diciamo, no, ambientaliste, che sono impegnate in questa vicenda, li avvita come portatori di una impostazione, no, violenta, e che quindi mette a rischio l'ordine pubblico. Questo è il discorso. Ora noi dobbiamo oggettivamente smentire con tutte le iniziative che riterremo opportune, non da ultimo può essere anche quello di tutelarci nelle sedi giudiziarie, diciamo, competenti, no? Dobbiamo smentire questa vera e propria fandonia, a cominciare dal mare. Cioè il commissario straordinario deve prendere atto che non c'è alcun problema di ordine pubblico, che semmai c'è un problema fattuale. Quando viene detto, e mi meraviglia che questo sia stato detto oggi, almeno per le notizie che abbiamo avuto, che sia stato detto in prefettura, quando viene detto esiste un solo problema di ordine pubblico, che è quello dell'inesistenza della strada, io spero che sia stato detto in maniera paradossale. Non è un problema di ordine pubblico, è il vero, appunto, problema di mancanza delle infrastrutture. Se qualcuno si è svegliato la mattina e non so per quale motivo, ma se permettete io qualche, diciamo, sano sospetto in proposito, lo nutro, l'ho nutrito dal primo momento e continuo a nutrirlo a tutt'oggi. Credo che qui si parla addirittura, no, di rischio per diciamo, la tenuta democratica, no? Permettete che in democrazia forse ognuno di noi è libero di nutrire qualche sospetto quando, diciamo, si presentano alcune circostanze. Allora io dico che qualcuno si è svegliato la mattina e ha autorizzato, appunto, una discarica in un sito dove evidentemente non andava autorizzata per tanti motivi, e da ultimo il motivo che oggi sta avvenendo, che oggi è emerso in maniera eclatante. Allora, che sia chiaro che non c'è problema di ordine pubblico, perché non ci sono sindaci sottoposti a pressioni, non c'è nessuno che fa pressione, c'è semplicemente una società civile che si esprime attraverso mezzi assolutamente democratici, cioè attraverso associazioni rappresentative, le quali associazioni rappresentative manifestano un loro dissenso. Peraltro c'è una, come si dice, consonanza di vedute, no, tra questa società civile e, diciamo, le istituzioni che rappresentano democraticamente le comunità di questo territorio. Quindi io non permetto a nessuno di parlare di rischi di ordine pubblico. Io credo che possibilmente bisogna trovare la forma per impegnare le nostre polizie municipali, no, a tutela non dell'ordine pubblico, ma a tutela, diciamo, della legge, perché c'è un problema di transito su una strada che non esiste. Cioè qualcuno vorrebbe passare con dei camion dove non riesce a passare neanche
un'automobile, mi pare, e dove si fa fatica davvero a transitare a piedi, almeno io ci sono stato, e oggettivamente è così. Quindi domani dobbiamo anche essere fermi nel rappresentare al commissario questa situazione e nel chiedere al commissario che oggettivamente, perché io capisco anche l'ordinanza del sindaco di Lossano, poi è chiaro che si può, come si dice, vedere sotto diversi aspetti, si può vedere sotto diversi aspetti, si può appunto in qualche maniera, diciamo, anche di questo dobbiamo parlare con il commissario, condivido il fatto che se se questa iniziativa è possibile a Lossano deve essere possibile anche, no, in altri comuni, ma ne capisco le motivazioni, perché fino ad oggi il commissario, è vero quello che scrive il sindaco di Lossano, non ha adottato un atto che possa definirsi utile a superare questa emergenza. Quindi noi domani dobbiamo pretendere che il commissario, no, ci dica effettivamente che cosa si deve fare per superare l'emergenza, e non può essere la discarica di Scala Coeli, che non è accessibile.